Fai 4 mesi di vacanza al mare, Sento la... Si parte? Si parte. Aspetta che arriva! Aspetta, Silvetta, aspetta. Sento la nostalgia del passato, da quando mamma mia ho lasciato. Eccola qua. Sarà Non ti Prefontina? potrò Sarà scordare, Prefontina. casetta Casetta mia. mia. Come si fa? Porcini Porcini è tartufo. un macello. Grazie mille. Pomodoro mozzarella Grazie salsiccia. mille, Prego. perfetta. Romagna! La signora? Romagna mia! Mi ha detto il nome. Tu dove siamo? Qui, Tu Romagna in fiore. fiore. Tu Dove sei sei la la stella? stella? Tu Tu sei sei... Oh, si vede un l'amore? pesce, questa... Quando ti Basta, mangiamo. si mangia. Allora, vi presentiamo Gilberto. Campione del mondo. Un attimino della Holmice, eccolo Guarda, qua. è già pronto a Io l'ho mangiare. tagliato. Sì, lo ha già tagliato. Allora, dove siamo? Qui siamo nel flash circa di Civitavecchia. Sì. Il fiume Bidente, Bidente. in cui ci si fa parecchie gare, durante l'anno ci si fanno circa una ventina di Ma ce li gare. fa pigliare pesce o no? Speriamo di farli più. Sì, ce li fa prendere. Allora, sarà un tour per i fiumi qua del Sì, siamo in Forlì, Romagna. Sant'Empolo, Santa Sofia, Meldola, siamo in questo paraggio qua e intanto si mangia. Amici della Holmice, buona pesca, state qua con noi, intanto si mangia. Buon appetito! Buon appetito. Via ragazzi, siamo pronti, guardate, si sembra, si vada in guerra. Andiamo, Guardate il gilbe! guarda Che Gilberto, come belva che è messo. il gilbe! Stringere qua perché sono dimagrito. E il gilbe dopo ci fa vedere una cosa inedita. Che a Jacopo Mai visto. gli gireranno le scatole. Tutti Però ci vedi, credono, servivano gli amici di Buona Pesca per svelare. esattamente. Oh, e allora? Eccoci, non ci si fa. Te l'ho un pochino stretta. Dai. Via, andiamo sul fiume, vai. Un attimo, dammi una mano, vada bene. Con la mano digli, perfetto. Reggimi. Oh! Andata, mamma, è posto. Che posto. Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Cavedanone? None, none? Qui ci si mette anche seduti sui sassi. Guarda che bua. Occhio, fa il passo, Gianfra ti sparisce. Ecco il nostro Gilberto nazionale con tutta la sua attrezzatura. Gianfranco lo facciamo chiacchierare, un po' alla radio ancora. Sì. E te parti subito cattivo? No, no, parto subito, se riesco a prendere un cavedanello. Bene. Ma sarà difficile. Come mai? Perché c'è troppo sole. Eccoci, vabbè, tanto la giornata è lunga. Guardate che spettacolo. Un campione del mondo in azione. Attenzione, i primi cavedani arrivano sulla pasturazione. Io voglio capire come fai con
No, è pesca al galleggiante sott'acqua, non ho ancora capito quello che stava facendo. È una nuova tecnica, Gianfra. Come pesca? Il galleggiante va sott'acqua, senza... è piombato un pochino di più e non so, tira... Guarda Barbie che c'è galla! Guarda Barbie che c'è galla! Guarda lì! Hai visto che ce n'è? Guarda quanti ce n'è! Barbie, eccolo, guarda, aveva la sponda! Guarda quanti ce n'è! Guarda quanti ce n'è! Lì c'era una mangiatina, però vedi l'ha mangiata sotto, eccolo! Eccolo ragazzi, in diretta! Questo è bello! Questo è bello! Vai Gilberto! Questo è un bel pesce! Eccolo qua, guardate la pieghina della canna, uno spettacolo, barbettolo, divertentissimo. Eccolo. Ale. Che spettacolo! The class is not water, direbbe Gianfranco. Attenzione, attenzione. Allora, amici di Buona Pesca e amici del canale della Colmich, Jacopo ci ha dato questa canna nuova, che è la Fusion 20 grammi, 5 metri, che è una canna nuovissima. No. Ed è una canna... adatta per fare, diciamo, tutto. Sì, per fare un po' le pesche, un po' tutto, non solo fighe, ma anche quelle un pochettino più strong. Quindi è una 5 metri, eccola qua, vado a vedere. Eccola qua, ed è pensata a noi, possiamo dirlo, anche se non guarda, è vero. Quella da scartare. Quei colori arancio, fluo come i nostri, vedi? Del nostro brand. Vedi? Bellina. Ed è una canna leggera. È un po' più strong, però non di quelle hard, sì. C'è una canna migliore. Oltretutto una canna... sembra che abbia un ottimo prezzo. Ha una cifra... Così ci hanno detto. Sì, ha una cifra molto importante. Vediamo un'anellatura. Guarda. Perfetta. Dov'è? Vedi? Ecco, non ci capisci nulla però. Nulla. È un'anellatura in fluorocarbon. È in fluorocarbon. In fluorocarbon? Sì. 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 E ora si fa la lenza. È proprio nuova di pacca, ecco, via. Cazzo. Allora che si fa? Si prova, si scarta. Si scarta? Si va? Va che va? Va che va. Va che non va. Ce la può scattare, dimmi te. E ti sei l'emozione. Allora apriamo dopo con la lenza fatta, così ci mostri, eccola. Il nostro pescatore di fiducia ci mostra la lenza per sancire una lezione tecnica diversa. Che t'ha detto? Sancire. Guarda, guarda. Vai. Vai. Canna nuova. Vai, fa la lenza. Ragazzi, Gianfranco è in radio, quindi vi faccio la presentazione della lenza che utilizzeremo per pescare in questo posto bellissimo. Chiaramente aiuto, anch'io utilizzo la Fusion, così capiamo pescando tutto il suo valore. E abbiamo fatto la classica lenza da cavedano che facciamo sempre un po' in bisenzo, non so, che insomma alla fine è quella lì. Galleggiantino da 0,30 con una bella asta, così la vediamo meglio, spallinata di piombini dello 0040 da stringere ad allargare,
un bel finale dello 09 e un amino del 26, è un po' il classico che usiamo un po' in tutti i fiumi. Ora facciamo qualche prova, sentiamo anche Gilberto i suoi consigli, visto che è veramente un pescatore top, e se vediamo se riusciamo a farvi vedere subito qualche pesciolino in attesa che Gianfranco termina la diretta radio. Finirà poi? Sì, e gli portano via la canna di mano. È una nuova tecnica. Ma l'hai detto che è stato campione del mondo. Sì, l'ho sottolineato. È stato campione del mondo insieme a Rudy, che è dell'attuale CT della nazionale, insieme a Jacopo, poi voglio dire, va sempre in giro, quindi... È uno bravo, è uno che sa pescare, come noi. L'ha perso? No, si è rotto. Ha strappato. Tu hai finito di parlare alla radio? Ho finito di parlare alla radio. Lo vedi? Lo vedi? Lo vedi? Ti tremo le mani. Lo vedi? Gianfe, io provo a lanciare. No, dai, aspettami, dai. E allora fa scuro e basta. Sì. Vai, allora fa scuro, vai. Mi fai pescare con il fermo a me? Sì, dai. Vai, io tiro bai. Uno. Balanti ce n'è di pesci sotto. Balanti ce n'è di pesci. 7 più 4, 28. 28. 14 per 2 diviso 6. Dai, smetti, mi trema la mano. No. Guarda. Mi trema. Questo Gianfe è un po' più carino. Meglio? Questo sì, è il tuore che stai prendendo se pesci. Si sta prendendo pesci da tuore. No, questo è quello un pochino più, secondo me. O meglio. Come l'ho preso? Come mai? Da fuori? No, da fuori no, dai, il primo pesce da fuori no. E certo. No, gliela girato, vedi? Malizioso, maligno. Bravo, gavettone, bravissimo. No, va bene. Sì, è che l'ho lisciato, col mancino non riesce. Hop. Vai, bravo. Cavedano formato Bisenzio. Vai. Vado il cannettina. Canna scartata oggi. Questa è nuova di pacca, ragazzi. Meravigliosa. Oh, quanti pesci c'è qua già? Quanti pesci c'è? È pieno, se ne sta prendendo uno dopo l'altro di 20 cm, sì. Barbica, vedano. Vai. Questo sembra più carino. Anche Gianfri accanto, non si ripara, è al lavoro. Questo è bellino. Questo è un bel cavedo. Lì c'è il barbettolo, tolo e il gilbe laggiù è a 25 kg. Avrà peso 25 kg, barbe. Eccolo il barbettolo. Sei slamato al volo? Eccoci. Questo è un bel cavedanello invece. Ah, la cannina è spettacolo, ragazzi. È divertente. È la nuova nata. Eccolo! Gilberto è a 26 kg adesso. Bello, questo è bello. Questo è un bel pesce, dai. Questo è un cavedanotto interessante. Comincia a essere interessante, direi. Ci sta. Vai, è andato, meno male ce l'ha. È andato. Beh. Uno dei colatti, bacio, schifo. Ah. Ha vomitato addosso. Gilberto, peschi in una maniera veramente strana, cioè tutto il sughero, ora lo vedete, so se lo vedete, ora è tutto affondato. Mi lo tieni anche sopra all'acqua di 10 cm. Vedete come pesca, questa è una bella, la fiume, la VR 6000, gran canna, grande Gilberto.
pochissimo fondo, da mezzo metro a un metro. Bel barbettolo. Tac. Ce ne avrei presi 20 di questi barbettoli. Speriamo verso sera di prendere di più grossi. Sì. L'ha preso grosso. Guarda, lo reggo, sennò va in acqua. Ti venga a reggere. Vai, ti tengo! Grande! Bello questo! Questo è un cavedano enorme, Gianfra! Perché poi ci deve spiegare questa lenza nuova che Jacopo non conosce. Guarda, spettacolo! Che spettacolo! Che pescatore! Guarda bello! Ah, la miseria, bello! Guarda il ciabatta! C'è una ciabatta! Vieni qua! Guadino! Guarda, aspettavo! Un po' sciupato, ma le... Vieni, questo è tuo! Ora si deve dire... No, io voglio sapere con cosa peschi! Guarda, questa è una boa! Una boa di segnalazione! Guarda, randello! Guarda che arnello! È una mur! È un amour. Guarda, aspettavo. Sto cavedano ha fatto anche battaglia. Ha fatto anche battaglia. Bello. Bello. Grande. Questo è un bel pesce. Ma dai il braccio, guarda. Allungalo giù. Aspettavo. Un braccio di Gianfranco. Vai, libero. Torna nella nassa naturale. Vabbè, un amour. Hai visto la pallina? Gianfranco, allora, ti fai spiegare vedere questa lenzina che allora Jacopo non conosce. Jacopo non lo sa? No, è un segreto. Allora, caro Jacopo Falzini, questa è la pallina. Ma cos'è? Un sughero con due fermini? Una pallina da ping pong. È inventato. Poi arrivi in fondo, torpilla da 2 grammi? Sì. Da 2 grammi, sta finalino cortissimo. 15 centimetri di finale e piglia un pesce dietro l'altro. Grande Gilberto. Non a caso è un campione del mondo. Sì. Noi abbiamo preso una valanga di barbettoli uno dietro l'altro, divertentissimo. Speriamo che qua verso le 5 e mezza, le 6 che prendiamo arrivino loro. Qualche barbone. Bene, perfetto, e noi ci si prova. Intanto torna in pesca il nostro Gilberto nazionale. Ciao! Che cos'era? Eh? Un bachino su un amo del 12, un baco su un amo del 12. Che spettacolo, questi sono colpi da campione. Vai Gilbe, facci vedere un altro pesce. Cioè, noi non ce lo segneremo neanche di mettere un amo del 12 con un baco. Te metteresti 6 baci. Io ne metterei anche 7 o 8. Ecco, da solo non ci vedo. Ah, si è slamato, però era partito come un treno. Non importa più neanche guardare il galleggiante. Quest'uomo è una macchina da... Dai nervi. Dagli una spinta, tira un'acqua. Lo butto in acqua. Tira una spintina, vai. C'è anche l'acqua a fondo lì. Mangano attaccati da soli. È bellissimo. Mangano attaccati da soli. Non c'è neanche da tirare. Alto barbettolo. Qui siamo quasi a 32 kg. Sì, ne avrà presi 20. Qualcuno si è preso anche noi. Ci credi che ho provato 20 giorni fa? Questa è una torpilla che è 2 grammi e mezzo, 3 grammi.
più grossi gliela metti e meglio si attaccano. Sentilo. Come gli danno la botta rimangono. Cioè, ma te non fai niente? No, niente, fanno tutto da solo. Sentilo, Gianfra. Guarda, poi li saltano lì come dire, dai, butta l'acqua, tira che siamo qui. Guarda che cavedonone. Guarda, da vedere. L'ha mirato, attenzione. Anche se noi dovremmo essere gli ospiti. Eh sì. Dice di chi ce li piglia sotto il naso. Attenzione, li siamo in pesca. No, io. Ascolta, non ci credevi, eh? Ascoltati, buttano. Ma se lo vedi, dai una spinta, dai. Se lo vede Jacopo, ti manda cagare. No, ma anche io. Anche noi. Senza Jacopo, ti mandiamo noi direttamente. Via, andiamo a pescare. Dai. Sai quanto ho fatto in gara in 3 ore a fare questa pesca qui? 28 kg. Ecco. Sei quasi a 30. Ora l'hai passati quasi. 28 non a caso. 3 ore, eh? 3 ore e 28 kg. Guardalo Gianfra al fresco, È un caldo, ragazzi. Bello. È un bel cavedano, sì, è un cavedano di buona fattura. Meno male Gilbe è andato a prenderci l'acqua. Stiamo morendo. Io ho una merda in bocca. Ho una spiaggia, ho il Sahara in bocca. È molto bellina, molto divertente, è molto performante. Sì. È una canna divertente, leggera. Ora stiamo pescando molto leggeri perché volevamo fregare qualche cavedano. Dopodiché, quando cala la luce, possiamo aumentare i finali. Aumentiamo i finali e iniziamo a tirare. Questo tira però, il ragazzo. La forza. Porca miseria. Non si muove. Quello non si, vedi che c'è la. C'è l'inseguimento al cavedano. Sì, ce ne sono. È curioso, sì. È buffissimo questo. È una forza impressionante. Non riesco a contrastarlo. No? Col 9 ho paura a forzarlo un po'. Oddio,
sono riuscito a fargli qua la curva. Guarda come arriva. Eccolo. È un bel pesce. Bel pesce. È un gran bel pesce. Nello. Bel pesce questo. Bello. Non come quello di Gilbe, che ha voluto esagerare. È un bel pesciotto. Sì. E bravo. Sono quei barbettoli e tirano. Sono di qua. Sono quei barbettoli che tirano. Che vanno a 200 all'ora. Da morire, poi sono babi di duetti. Sì, ma partono, guarda. Hanno un'accelerazione impressionante. Un'accelerazione pazzesca, questa annettina, ragazzi. La va bene, eh? Meravigliosa, bellina, bellina da morire. Qualità, prezzo, grandissima canna. Barbettoli, due. Sei al 25esimo, sì. Sì. One. È one? Secondo me sì. Secondo me sì. Secondo me è da noi. Uno di quei due belli. Fantastica la Fusion 200, 5 metri, divertentissima, di ultima generazione, il fluorocarbon, fate, cioè il Collini l'ha fatta apposta per noi. Oh, ma questo è vivo tanto. Che è successo? Che hai fatto? C'è, se l'ho strappato. Ma è il 9. Il 9 poi ha intercettato qualcosa? Sentivo il fondo, sentivo tutto. Ha intercettato qualche ostacolo sott'acqua. Guarda, peccato, questo era un bel pesce, come i vostri. Come i vostri. Siamo al buio. Ah, come finalmente, mai? Finalmente. Finalmente! Finalmente un po' l'ombra. Sì, no, si sentiva di là un puzzo di bruciato. Io ho detto, ragazzi, sento puzzo di bruciato! Allora, si porta via la... non ci vedo. Ci stanno distruggendo anche pesce. Non ci vedo. No, non possiamo metterli tutti in video. Ero io, praticamente era la mia carne che bruciava. Allora, di questi barbettoli qui che vi faccio vedere ora che esce qua, se ne sarà presi, non lo so, 60? Non lo so, tantissimi. Poi io ho strappato una volta, loro hanno preso due bei cavedanoni, oni, però questi barbettoli tirano, sono divertenti. Come si chiama, Gilberto, questa buca? La buca della trota. Va ribattezzata un buca di barbi. Dove Gilberto ha pescato in tutte le maniere e li ha presi in tutte le maniere. Se ci mette il dito con un baco in cima, gli danno anche al dito. È una roba. Oh, questo è un bel foglio. Questo è un bel pesce allora, oh. Gianfè, hai preso un bel pesce. Dici? Di notevoli dimensioni. Di ragguardevoli dimensioni? Eccolo, è bollito, vieni su. Eccolo, tolo. E sono loro. Barbettoli da 2,5. Guarda, vada a vedere. Aspetta, sull'ernia. Piano. La taglia è questa. La taglia è questa, 2,5, 2 etti. Ecco.
Ciao ciao. Vai. Un colpetto di esterno sinistro. Dai, vai. Vai. Ora si ripiglia e fa, no, chi mi ha lasciato? Libero da te. Ok, grullo. No, vai. Dai la spintina, vai. Vai. Oh. Questa cannettina è fantastica, divertente. Molto divertente. È andato via? C'è? Questo è bello? Questo è bello? Dai, picchia e mena. Bello, adesso un bel bacio. Dai, picchi e mela. Questo che è arrivato. Oh, questo è un bel barbo. Eccolo. Eccolo. Grande Gilberto. Aspetta, eccolo qua il barbone. Porca miseria. Che capoccia. Grande prova! Questo è un barbo di 60 cm abbondante. Bello! Gran pesce, bravo Gilberto! Acqua! Bello! Dai, picchi e mena! Era ora! Praticamente anche a notte la Fusion 200 funziona! Sempre per i soliti barbi, eccoli qua, siamo praticamente a chiusura, tardo pomeriggio, abbiamo praticamente anche, come si può ben vedere, finito i barbi, però anche con un bacino solo, diciamo tutto bello consumato, o come si direbbe in fiorentino, ciucciato. Come si può ben vedere, il barbo regala sempre gioie. Eccolo qua. Eccolo qua il barbo. A chiusura! Vedi, guarda belli, barbettoli. Perché dovete sapere che il barbettolo viene di notte con le scarpe tutte rotte. Eccolo qua. Barbettolo. Tac! Eccolo, l'ho preso malissimo, poggio la telecamera e vado di barbettolo, eccolo qua il barbettolo, tac, bacino, ragazzi siamo a fine pescata, il nostro Gilbe è al 106esimo pesce, vediamo se si prende l'ultimo e poi si va a cena, tac, innesco magico, così non vale però. Non vale, così non vale. Prendiamo un altro, dai, così veloce non vale, dai, non ci hai fatto neanche entrare in pesca. Adesso è slamato. Vai, na. Ah, ancora acqua. Ma questo mino qui è finito, i tubachi miei. Certo, è consumo, eh. Sì, è peggio di un Ferrari. Davvero, fa 2 kg al litro. Grande Gilberto, ci ha portato a pescare in un posto fantastico, grazie. Poi come al solito siamo stati in pace, questo è quello che ci... Che ci garba della pesca! Ci piace da morire, con gli amici. Soprattutto quello che succederà dopo.
Che succede dopo? Fai un click. Dove ci porti? Domani? No, stasera a mangiare. Se hai aperto la contessa, andiamo con la contessa. Vai, click. Guarda, che stavi dicendo? Ho detto che abbiamo fatto una bella giornata, ci siamo divertiti, abbiamo preso tanti pesci. Adesso ci facciamo un bicchiere di vino. Alla salute, alla salute, alla mondiale, certo, ci ha portato a prendere pesci. Finiamo la serata con un piatto di tagliatelle. Direi meglio di così. Io non la presavo. Però me la faccio dopo. Arriva dopo, non fare il furbetto. Ciao amici, alla prossima. Ciao. Al prossimo video. Ciao.